Buongiorno Crisia. Vado. Ciao Cri, buona scuola. Guarda Noemi, così l'intendo locale. Ciao amici di YouTube, qui con voi Asciale Musei. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo, video particolare, video diverso dal solito. Non siamo in cucina, non parleremo del Napoli, ma è più che altro un video informativo, un video su sensazioni che proverà mio fratello. Ebbene sì, perché come avete detto dal titolo, Christian ritorna a scuola dopo quasi un anno. Racconteremo, diciamo, tutto quello che è successo in questi mesi per quanto riguarda appunto la didattica a distanza. Racconterà tutto. E oggi 24 gennaio è l'ultimo giorno che sta a casa, perché poi domani lunedì si ritorna a scuola qui in Campania per le scuole medie. Quindi ragazzi, subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, dobbiamo arrivare a 300.000 iscritti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre sensazioni, se siete ritornati appunto a scuola oppure se state facendo ancora didattica a distanza. Fatemi sapere cosa state facendo. E ovviamente ragazzi, io mi invito sempre a scaricare l'app di OneFootball, link in descrizione, mi raccomando, miglior app del calcio, la trovate nel primo link, tutte le notizie riguardanti appunto le formazioni della vostra squadra del cuore, il calcio mercato eccetera, tutto in descrizione, scaricando gratuitamente OneFootball. Detto questo ragazzi, io sto registrando questo video appunto il 24 gennaio alle ore 22:12 e sto in cameretta, sto guardando la Samp qui, sto guardando la partita, ho appena finito di fare la live e Christian sta studiando per domani. Ora andiamo subito di là, non studia qui in cameretta, vedete dove c'ho tutta la postazione eccetera, ma lui studia appunto nell'altra stanza. Accendiamo la luce e c'è il nostro campione che sta studiando. Guardate lì col cappellino, col computer. Ciao, telefono, luce, libri, quaderno, penna, non si capisce niente. Allora? Ancora devo fare lo zaino. Ancora devi fare lo zaino. Domani si ritorna a scuola, fratelli. Che ne pensi? Sono contento che ritorno di nuovo in classe. Sono contento che ritorno in classe, vedo i miei amici. Poi proprio che in classe si, come dire, c'è un altro livello proprio, si capisce meglio, sentono meglio i professori, è tutta un'altra cosa. Ma ora che stai studiando, zii? Inglese, che stai a fare? Devo tradurre 96 frasi. Ah, faccia mia, quante ne hai tradotte fino ad ora? 76. Dai, ci sei quasi, sì. È quasi finito, sì. Ti vedo che stai studiando. Questa ragazzi è la postazione di Christian. Guardate dove studia, guardate che postazione. Col computer, il telefono domani sotto carica. Beh, domani sì, domani questa postazione non ci sarà più perché si ritorna a scuola. Allora, ma a che ora devi andare? Alle 8 fino alle 2. Dalle 8 alle 2, quindi fa 6 ore. Con la mascherina? Sì. Ammazza. Tutte le 6 ore. E ovviamente ragazzi, noi riprenderemo la routine di Christian, la routine mattutina di Christian. Quindi domani quando si sveglierà, quando farà colazione. Che ora è la sveglia domani, zii? Allora io metto dalle 7 meno un quarto. Dalle 7 meno un quarto. Per sicurezza la metti prima, così ti svegli. Ok, ok, ma sei solo felice? Sei un po' ansioso, dai. No. Non sei ansioso? No. Ok, perfetto. Perché dai. Domani è un giorno tranquillo. Ah, ok. Perfetto. Ci vuoi spiegare che materia hai domani? Allora, domani, come ho detto, sono molto, come dire, felice perché ho la prima ora musica, seconda ora arte, matematica, inglese, francese e italiano. Si possono fare, dai, come primo giorno ci può stare. Ma tu l'ultimo giorno di scuola quando l'hai fatto? Allora, se poi vogliamo parlare, il 15 ottobre. Però tu sei andato tipo una settimana, quando sei andato? 2 settimane a scuola. Ho fatto 17 giorni di scuola. Hai fatto 17 giorni di scuola, quindi non hai neanche, diciamo, studiato così tanto. In teoria tu a scuola non vai da? 4 marzo 2020. 4 marzo, quasi un anno non vai a scuola effettivamente. Quindi domani ritorni a studiare dopo quasi un anno. Per 6 ore domani devi stare in quel banco. Però è importante che c'ho i miei amici. Vabbè, sì, sì, importante che c'hai i tuoi amici. Purtroppo non potete avere contatti. Però dopo quasi un anno, caro mio, devi ritornare a scuola. E allora io sono molto fiducioso. Spero che non richiudano e ritorniamo di nuovo qua. Quindi sono molto fiducioso. Ok. Speriamo che restiamo per molto tempo in classe. Questo è lo zaino di Christian, ragazzi. Guardate qui. L'hai ripreso dopo mesi questo zaino. E dopo lo prepari? Sì, dopo lo preparo. Ci metti libri, quaderni, ci mettete tutto. Va bene, dai. Eccomi raga, io ho appena finito di fare i compiti d'inglese. Ora preparo lo zaino per domani, perché domani sarà il grande giorno. Come prima ora abbiamo musica, ho preso già libro e quaderno. E questa è la prima ora. E quindi la mettiamo nello zaino. Ecco qua. La mettiamo qua dentro. E questa è la seconda ora. Qua dentro. E questa è la terza ora. Ovviamente ragazzi, per geometria prendo anche il compasso, le squadrette. E questa, la matematica, la mettiamo dentro per tutta la terza ora.
ora, tutto qua dentro, e questa è la quarta ora, e il libro di francese, e questa è tutta la quinta ora, e questa è l'ultima ora di questo primo giorno di scuola in presenza. Ma ragazzi, una cosa fondamentale, ovviamente l'astuccio che non può mancare, e si mette qua dentro. Ragazzi, ci siamo spostati qui in stanza nella nostra postazione e Christian vi dirà i vantaggi e gli svantaggi della DAD, cioè della didattica a distanza. Vai Christian, dici tutto, la tua esperienza personale, ovviamente, non in generale. Ovviamente solo mia esperienza personale. Esattamente, vai, spiegaci tutto, vai. Allora, ascolto, siamo tutti orecchie. Noi abbiamo iniziato appunto questa DAD il 15 ottobre con un'ordinanza di De Luca che invitava, ma se non sbaglio, elementari, medie e superiori a stare fino alla metà di novembre con la didattica a distanza e quindi non andare a scuola in presenza. Allora, all'inizio non abbiamo fatto didattica a distanza per 5 giorni o per una settimana perché ci davamo, non sapevamo l'app che dovevamo utilizzare. Eravamo preparati, ovviamente non come primo lockdown. Eravamo preparati, però non tanto perché non ci aspettavamo una seconda ondata e un ritorno della DAD. Ok, quindi non eravate particolarmente preparati e su questo ci siamo. Poi, rispetto al primo lockdown, ci è voluto tempo per ambientarmi alla didattica a distanza. Ci ho messo tanto tempo per ingranare appunto questa didattica a distanza. Invece quando abbiamo incominciato ad ottobre mi è andato tutto liscio, sono andato bene con i voti, sono andato bene alle interrogazioni, seguivo bene. E questi però sono solo delle piccole cose, dei vantaggi. Ah, soprattutto il vantaggio era anche quello di fare la lezione che durava solo 40 minuti. Quindi, invece oggi sei andato a scuola un'ora. Un'ora. Ci spieghi ora gli svantaggi della didattica a distanza. Allora, gli svantaggi devo dire ci sono. Come primo è che tipo se c'è problemi di connessione, se c'è wifi che non ti funziona o altre cose col wifi, cioè in pratica tu non puoi fare lezione se stai in didattica. È un casino perché poi non sai come giustificare, devi giustificare il giorno dopo. Veramente un casino sotto questo punto di vista. È da aggiustare questa cosa, perché se un ragazzo appunto non riesce a parlare, appunto non è presente, magari i professori si pensano pure altre cose, è vero? Sì. Hanno messo la regola che se non, come dire, se non tu puoi essere anche nella lezione, però se non accendi la videocamera ti mettono assente. Ti mettono assente. Questa è una regola non che puoi secondo stare, me non puoi stare con non pigiama. Non è giusto, non puoi stare con pigiama. Comunque stai a casa, cioè comunque infatti, Vabbè, questa didattica a distanza. Sono stato sempre col pigiama. Sempre col pigiama, sempre col pigiama. Vabbè, con la parte di sopra di no. Ok. No, a parte solo lì, sì. Però il pigiama, sei un grande, Cristian. Non lo so, se non ti fa entrare in lezione, non puoi seguire la lezione importante, che c'è, non lo so, di inglese, matematica, italiano. Per problemi di connessione. Se non ti funziona il microfono, se l'aura della lezione non c'è. È tutto un casino. Se il professore non ci sta, come esatto, non puoi esatto. fare quindi lezione. Dovrebbero, diciamo, dare per la didattica a distanza un aiuto in più per quanto riguarda la connessione, magari regalare dei computer, dei tablet. Perché tu fai lezione dal telefono, non perché il computer va lento. A passo. Computer portatile che abbiamo va un po' lento, quindi deve fare lezione da telefono. Magari se la scuola o se lo stato mette a disposizione dei dispositivi elettronici in grado di poter seguire adeguatamente appunto le lezioni, sarebbe tutta altra storia. Detto questo, detto gli svantaggi e i vantaggi della didattica a distanza, sei pronto domani per andare a scuola? Sì. Carico? Sì, tanto ormai come ci sono preparato lo zaino, preparato tutto. Sei va a scuola, quindi a domani mattina. Ciao. Ciao ragazzi. Buongiorno Cristian, svegliati. Mazza il capo delle vittine. Sono 7:30. Si ritorna a scuola. Ma io me la faccio qua giù. No, come buonanotte. Sei carico? Giorno quazzo. Va, prendimi il caffè. Hai studiato? Sì. Allora ti faccio un'interrogazione. Ma dove più tu quando fa? Sì. Bravo. Con mia madre. Si ritorna alla battaglia, vai. Oddio. Morto. Tomori. Buongiorno al latte, al caffè. Buongiorno, chi da bie. Guardate che bravo ragazzo, si prepara anche il latte. Mamma mia, con la tazza di Spider-Man. C'hai 2 anni. Che roba, eh? Brioscina, panina, lei fa scampagnare.
vado. Ma fa squette, fa. Cazzo di dove? Ma no, quanto pesa sto zaino? C'è un po' di... Ecco, questa è la morning routine di Cristian. Tutte le mattine sarà così. Bevi il latte. Attenzione, record del mondo, bevi il latte. Record del mondo. Dentro il freddo, dentro il caldo. Che cazzo. Record del mondo, ragazzi. Record. Bevi il latte. Andiamo. Che cazzo? No, no, aspetta. Oh. Oddio. No. La mano è tipo, Yuri. La è un po' stretto, secondo me. Si ritorna dopo mesi. No. Vai, dai. Me ne vado. Vai, apri il cancello. Oddio. Oh, buona scuola. Aspetta, c'è dietro aperto. Vieni qua. Vado. Ciao, Cri, buona scuola. Ciao, ciao, fa freddo? Oddio. Fa freddissimo. Vai. Chiudo io. Vieni con pigiama. Addio, Cristian. Ah, Chagri! Oh, Chagri! Come stai? Come stai? Ciao! Aspetta, fammi lavare le mani. Vai, lavati le mani, c'è uno zaino che pesa un quintale qua. Stai morendo, non respiri più. Allora, com'è andata? Bene, bene, dai. Bene? Ho fatto musica. Musica, bravo. Poi ho fatto arte. Poi ho fatto matematica, inglese, francese, italiano. Ma da tutto a posto, com'è stata l'accoglienza? Bene. Sì? Sì. La mica è stato stressante. Vabbè, solo tenere la mascherina. A parte, sì. Vabbè. Però stavano tipo inglese che un'ora sembra un'eternità, però il resto tutto... Dato liscio è andato. Sì. Allora, Cristian, c'è un pranzo che ti aspetta. Riso con la salsa. Oddio! Italiano, quindi sì. Mangia. Ragazzi, guardate, sono le 2:10. Lei è un grande. Vai a lavare le mani e poi è pronto a mangiare. Niente ragazzi, il video può finire qua. Grazie mille a tutti per la visione. È stato un video particolare, ma devo dire la verità, è stato divertente. Bello. Ci siamo divertiti a registrarlo. Ed è stato un video informativo anche per quanto riguarda la nostra utenza, perché sono ragazzi, ragazzini che ci seguono, tantissimi ragazzi che ci seguono e che magari vogliono sapere la nostra. Ecco, questo è un video spiegazione per quanto riguarda appunto la situazione di Cristian a scuola. Quindi fatemi sapere nei commenti, voi ragazzi che siete dell'età di Cristian, o più piccoli, più grandi, o della mia stessa età, come vi trovate a scuola, se con la didattica a distanza, andate in presenza, gli esami, avete l'esame, spiegatemi tutto qui sotto nei commenti che vi leggo. Detto questo, grazie Cristian per questo video, un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi, dai, domani è un altro giorno. Vai, e si va a scuola.